Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci di nuovo con il pianoforte. Oggi vi darò dei consigli su come fare a cambiare la tonalità di una canzone nel caso fosse troppo alta o troppo bassa per la vostra vocalità. Sapete che c'è una playlist su questo canale proprio dedicata a come imparare delle canzoni semplici al pianoforte, quindi se non siete proprio esperti in questo, vi darò dei consigli molto semplici e pratici su come poter cambiare la tonalità e come sostituire tutti gli accordi per rimanere sempre, diciamo, nella giustezza della canzone. Vediamo. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, allora facciamo l'esempio di dover suonare qualsiasi canzone e partiamo da un presupposto. Ora vi faccio vedere le note che ben conosciamo essere sette, che sono do, re, mi, fa, sol, la, si, che sono queste. Poi si ripete il do e si ricomincia così. Hanno all'interno delle alterazioni all'interno di questa ottava, che sono do diesis, re diesis. Tra il mi e il fa è già un semitono, quindi non c'è il tasto nero. Poi fa diesis, sol diesis e la diesis. È uguale tra si e il do, è già un semitono, non c'è il tasto nero. Questi tasti neri si chiamano anche bemolle perché andando indietro prendono il nome della nota che scende, quindi questo sarà si bemolle, la bemolle, sol bemolle, mi bemolle e re bemolle. Ok, quindi in un'ottava abbiamo 12 note e io ve le ho scritte qua. Vi faccio vedere un attimo. Do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis, eccetera. Perché scrivendole sarà più semplice. Vedete solo quelle di sopra. Sarà più semplice spiegarvi quello che voglio dirvi. Allora, facciamo l'esempio della canzone del sole. Quindi questi accordi che sono scritti sotto, che sono la maggiore, mi maggiore, re maggiore, e poi ancora mi si ripete. E la canzone fa così, quindi questo è la maggiore, questo è mi maggiore, questo è il re maggiore e questo è mi maggiore. Alla fine del video vi farò vedere come si suonano tutti gli accordi, quindi tranquilli. Allora, andiamo a fare la canzone del sole facendo due movimenti per ogni accordo, quindi le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Ok, questa canzone poi si ripete così all'infinito e in tutte le sue parti. Facciamo finta che questo brano per noi sia troppo acuto o troppo grave, quello che, insomma, per ogni voce cambia. Facciamo finta che sia troppo acuto, quindi troppo alto per la mia vocalità, e vorrei farlo un tono più in basso. Come si fa? Quindi, anziché partire dal primo accordo che è la maggiore, dovremmo partire andando solo un tono indietro dal sol maggiore. Questo, ok, è facile da fare, solo che tutti gli accordi poi di conseguenza dovranno cambiare. Quindi quello che è la maggiore, andiamolo a scrivere qua, diventa sol. Quello che era mi diventa re, quindi un tono sotto. Infatti se vedete mi, andando indietro c'è prima il mezzo tono, che è re diesis o mi bemolle come vogliamo chiamarlo, e poi re, quindi si fa 1 e 2, come dal sol si è fatto, dal la scusate, si è fatti 1 e 2, siamo arrivati al sol. Scenderemo tutti gli accordi di qualsiasi canzone di un tono, quindi due semitoni. Questo che era re, 1 e 2, diventerà quindi do maggiore, e questo che era mi, 1 e 2, diventerà re maggiore anche lui. Quindi andandolo a suonare, questa volta avremo il sol. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse.
la canzone si è abbassata, ma si capisce che gli accordi funzionano sempre e comunque. Volendola fare più alta, facciamo ancora un altro esempio. Facciamolo su questa canzone che più o meno tutti conosciamo. Facciamo finta che la canzone sia bassa nella sua tonalità originale, che era La. Vogliamo portare al Do maggiore, ad esempio. Quindi questo che era un La farà tre salti in avanti di semitono. 1, 2 e 3. Questo poi si ripete sempre, abbiamo detto. Quindi da La noi scriveremo Do. Poi, da quello che era il Mi, quindi questo non vale più. Da quello che era il Mi dobbiamo fare più 3. Quindi 1, 2 e 3. Arriviamo a Sol. Quello che era il Re, 1, 2 e 3, diventerà Fa. E quello che era Mi, andando avanti sempre di 3 semitoni, diventerà di nuovo ovviamente Sol. Quindi ora gli accordi saranno Do, Sol, Fa, Sol. Proviamo a vedere se funziona. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Vedete, se abbiamo una voce ad esempio femminile, su questa canzone sarà molto più comodo fare questa tonalità, cantare in questa tonalità. L'innocenza sulle gote tue, piuttosto che nella tonalità originale o ancora più bassa. Quindi questo vale per qualsiasi canzone. Quindi voi provate a spostare la tonalità facendo dei passetti indietro e in avanti finché trovate qual è la tonalità che poi fa al vostro caso su tutte le canzoni. Quindi se una canzone vedete che a un certo punto è troppo alta o a un certo punto del brano è troppo bassa, provate ad adattarla, andare su anche solo di un semitono oppure anche di 5 semitoni. L'importante è che però tutti gli accordi seguano questo spostamento in modo da trovare sempre un equilibrio. Ecco a voi tutti gli accordi maggiori e minori in sequenza, quindi partiamo dal Do maggiore, compreso i diesis. Questo è il Do maggiore e questo è il Do minore. Do diesis maggiore, Do diesis minore. Si muove solo la nota centrale che scende di un semitono. Re maggiore, Re minore, Re diesis maggiore, Re diesis minore, Mi maggiore, Mi minore, Fa maggiore, Fa minore, Fa diesis maggiore, Fa diesis minore. Sol maggiore, Sol minore, Sol diesis maggiore, Sol diesis minore, La maggiore, La minore, La diesis maggiore, La diesis minore, Si maggiore, Si minore e poi ancora Do. Scendendo avremo tutte le tonalità bemolle. Quindi se questo è Si, questo sarà Si bemolle maggiore, Si bemolle minore. Andiamo solo sui tasti neri, quindi questo sarà La bemolle sia maggiore che minore. Questo sarà, abbiamo detto, Sol bemolle minore. Andiamo ancora sull'altro tasto nero, quindi avremo il Mi bemolle maggiore, Mi bemolle minore.
E infine Re bemolle maggiore, Re bemolle minore. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile per capire bene come cambiare la tonalità di una canzone e noi ci vediamo alla prossima puntata.